I jerk sono esche rigide, costruite di solito in legno. A differenza dei crank, sono caratterizzate dall'assenza della paletta, quindi sono esche che devono necessariamente essere animate dalla mano e dalla canna del pescatore, in quanto non dotate di movimento proprio. Essendo esche abbastanza grosse e pesanti, per lavorare alla perfezione necessitano di canne molto rigide, che facilitano, con piccoli colpi di vetta, l'azione tipica con scarti laterali. Adriano, saranno saliti i pesci tu che dici? L'estate, visto luglio-agosto, siamo venuti solo per guardare la posizione e la profondità, perché stavano molto sotto, abbiamo deciso di non pescarli. Adesso mi sembra l'acqua sia rinfrescata, tu che dici, li troviamo? Qualche grado è scesa, quindi probabilmente cominceranno ad avvicinarsi almeno sulle punte, perché nelle cover non credo, ancora è presto. Sì. Hai fame? Sì, dai. Se da un lato la canna rigida facilita il gesto tecnico del recupero, dall'altro provoca un aumento della percentuale di slamate, complici anche l'utilizzo di trecciati di grosso libraggio dalle caratteristiche anelastiche. Quindi è essenziale la perizia del pescatore che deve assecondare le fughe del pesce. Oggi siamo stati un po' sfortunati, d'altronde la pesca jerk è indubbiamente la più emozionante, ma anche la più difficile se non ci sono le condizioni giuste. I jerk sono esche valide quando il pike è molto attivo e staziona in bassi fondali, sopra gli erbai o dentro le cover. Cambiamo spot, proviamo ad allontanarci un po'. Normalmente i jerk hanno mille fogge e mille colori, ma fondamentalmente dobbiamo fare una classificazione, jerk glider e jerk diver. I diver, ossia dive and rise, lo dice il nome stesso, tendono a scendere e poi risalire. A prima vista sembrano esche venute male, che non nuotano, ma recuperate nel modo giusto possono rivelarsi armi micidiali. I diver si curiano con sapienti trazioni, si twitchano con colpetti di canna. Alcuni glider hanno anche un'altra azione, wobblano, ossia in caduta ondeggiano, e anche questa è un'arma segreta. Altri ancora wobblano e fanno rumore grazie a un ratto all'interno. La cosa più importante nella pesca jerk è il recupero, ma soprattutto tra una pullata o una picchiata e l'altra occorre recuperare velocemente il filo in bando, pena la mancata ferrata del pike. Quasi sempre il pike mangia nel momento dello stop. Fare recuperi folli potrebbe funzionare, ma diamo una regolarità alla follia, in modo che il pike possa prendere il tempo giusto per l'attacco.
Dio che sa come ne è. Sessione jerk, vediamo quanti impieghiamo per sentire un pesce. Eccolo, Yellowknife. Tirano come tutti i pesci Yellowknife. Guarda il pesce, mostro di Yellowknife. Eccolo di Yellowknife. Eccolo. Yellowknife, mostro. Eccolo. Yellowknife, mostro. Ok. Grande. Only big one.